ragazzi, qui è Ron e bentornati. Siamo qui oggi con il secondo video della rubrica Che popò di arma. E oggi ho voluto, anche parlando con Johnny, farla in un modo diverso, anche ascoltando molti dei commenti che avete lasciato nel primo video. Quindi oggi siamo qua in live, in diretta. Come vedete, sto andando a caso nei menu perché devo concentrarmi a dire le prime cose. Intanto adesso devo mettiamo la clan, tag Popò. L'accento, si può mettere l'accento? Vediamo. No, te pareva. Mettiamo Popo. E quindi niente, siamo qui con questo secondo episodio in live, appunto. E poi sarà, come vedete, anche la prima partita della giornata. Così che rendiamo proprio disastrose le cose. Comunque non sappiamo come andrà. Non vi faccio avere un gameplay già fatto. Così che rendiamo un po' più difficili le cose. Anche perché, ascolto un po' il vostro parere. Qua intanto facciamo la classe assieme. Come vedete è il Dragunov silenziato, perché è stata quella che è un po' più di tutte le altre avete scelto. Comunque i commenti maggiori sono stati quelli. Poi ovviamente in tutti gli altri episodi se andrà avanti, e comunque speriamo che vada avanti bene la rubrica, cambieremo tutte le armi man mano, perché ovviamente il video è uno, si può fare un'arma alla volta. Qui mettiamo il coltellino. Qua lasciamo la stordente. Gioco di prestigio, sigillazione rapida, mira stabile. Nah, troppo facile con mira stabile. No, è troppo facile un cazzo, però. E vabbè, le ricompense le abbassiamo al minimo. Tanto penso che non arriverò neanche a 3, 5, quante cazzo arriverò. Niente, penso che possa bastare. Abbiamo la nostra clan tag, abbiamo la nostra classe fatta. Classe di merda. E tutti contro tutti, solito classico. Prima partita della giornata in live. E vediamo un po' cosa combiniamo, ecco. Vediamo un po' la partita. Vediamo un po' se capita una mappa leggermente adatta per lo... No. No, underground. No, ti prego, underground. Ma che cos'è? No, ragazzi, vi giuro, l'arma peggiore. Quando devo usare lo sniper in qualsiasi altro sniper, questa qua è una delle mappe che odio più di tutte, veramente. Spazi stretti, non mi piace. Vabbè, sensibilità ce l'abbiamo a 8. Si parte, siamo in diretta. Fate conto che non gioco a MW3 da un 4-5 giorni, perché... Oh, oddio. No, è tragica, ragazzi, come cosa. Come si fa? Oh! No, è assurdo, ragazzi. Aspetta, devo prendere anche un po' la mano, perché appunto non gioco da qualche giorno, perché ho dovuto studiare un po', ho giocato un po' a Call of Duty 4, eccola qua. Ho giocato un pochettino a Call of Duty 4 per cambiare, e probabilmente poi sul mio canale farò un piccolo episodio anche su quello. Ma siamo qua a fare altro oggi, non dedichiamoci a quello. Più che altro la vedo molto dura, perché... Boh, qua non si vede nessuno. Oh, eccolo lì sopra. Oh... No, non ho neanche mirato la finestra con la stordente, mi sono sparito da solo. Quello mi stava guardando. Dai. Ok, mi ha arato da dietro, ovviamente. Vabbè, abbiamo le akimbo, perché... le akimbo, tanta roba, no? Annaggia. Ok, questo qua solitamente è un punto dove nascono da... Sia nel piazzale, infatti... Oh, preso. E poi arrivano anche dalle scale. Però... Ok, ce l'abbiamo fatta. Mi sembra di andare in giro. Wow, wab. Mi sembra di andare in giro con non lo so, quelle armi bruttissime, instabili. Ma che cazzo, ma no. Parto un po' scoraggiato, poi, sinceramente. Dov'è finito? Oddio. No, ma ha tirato una laggata assurda, ragazzi. Mi è sparito. Va, è volato dietro. Neanche ma boh. Parto già scoraggiato, perché non so, non ho mai usato quest'arma e la vedo veramente drastica. Ci vogliono 3 colpi, 2 colpi. Poi non siamo neanche in veterano. Solitamente quest'arma penso sia stata fatta soprattutto per quelli che giocano in veterano. Io in veterano non ci gioco da tantissimo tempo, quasi mai giocato, però. Quindi per quello che è un po' più difficile. Wow. È un po' più difficile. Cioè un po' più difficile, è quasi impossibile giocare in normale con quest'arma. Speriamo almeno di andare in positivo, comunque. Dai, vediamo. Non ho neanche delle idee di come possa andare questa partita, perché è bruttissima come cosa. Adesso, in questo punto della mappa solitamente non so mai che cavolo devo fare. Ne ho visto passare uno sotto. Aspetta, dov'è?
Ah, eccolo lì. Wow. Ah, quelli... Ma perché ti metti lì? Dai, nasci. Ah, eccoci. Inizio, si è vista tutta la killcam quello. Che palle. Ah, qua ce n'è uno sopra. Coltellino da lancio. Lo sento che è difeso. Eccolo lì. Preso. Oh. Un altro. Dov'è? Oddio. Oddio. Vai. Wow. Predator. Dai. Devo tuffarmi da qualche parte, tirare sto cavolo di Predator, magari arriviamo all'elicottero, speriamo. No! No, bastardo! No, quello di prima me l'ha messa nel culo giustamente, gliel'ho ucciso col coltellino prima. Doveva farmela avere. No, ma che scazzo, se arrivavo all'elicottero con sta classe di merda, veramente iniziavo a urlare. A parte che ho urlato lo stesso, vabbè. Predator, ovviamente c'ho le calamite e i radar per farmi prendere sempre. Olè, oh, siamo su di 3 kill, incredibile. Questo qua. Ok. Lì c'è ancora qualcuno lì sopra. Aspetta, oh, nel radar c'è ancora qua. No, non ci credo che è ancora qua sotto. Non ci credo. Oddio. Ma cosa ci fai qua? Ma va che non passa il controllore, è inutile che ti sdrai nel treno e ti nascondi, cioè. Mamma mia, ma perché si mette qua la gente? O devono fare boosting, non lo so. Oddio! Panic knife. Preso dal panico. No, niente, scappiamo. No, veramente, quello nel treno non lo capisco. O è un posto dove si fa boosting e si... Oddio, c'è un'altra infiltrazione qua. Ancora 5. Cosa ci fa qua? Oddio, da dietro! No! Oddio, perché... Che cavolo? Ma aspettate, cioè avete visto il respawn dove sono appena rinato? Cioè esiste. Esiste che sono rinato a 1 metro dove sono morto. Ma perché non l'ho fatto doppia? Naggia. Vabbè, panico. Oddio. Oddio. E vabbè, tanto siamo. Che popò di arma. De merda. Peccato che non ho sbloccato accessori, se no Johnny mi voleva obbligare a farlo anche con l'ACOG, però fortunatamente non l'ho sbloccato, ecco. Se no a quel punto sì che veramente erano cristoni, oddio, stavo ancora morendo. Hitmarker. Un altro. Arriva di... Ouch! I miei commentary in live solitamente sono una serie di onomatopee, di sforzi e di prese di panico. Aspetta, che sta girando intorno. Dov'è? Giro, giro, tondo. Oddio, no. Sì, ciao. Che cazzo mi metto a fare il no scope con quello che c'ho tiratore scelto con quest'arma di merda e qua hitmarker a palla e moriamo. Perfetto, questo riassume la sfiga generale della mia partita o comunque di quest'arma del cazzo. 8 nemici che mi passano davanti, 4 hitmarker, uno lo prendo e non lo uccido, va bene, fa niente. Qua... Non ci credo... No, è ancora lì! Oddio! No, infiltrazione. No, veramente. Sono rimasto male, non c'era più l'infiltrazione, c'era un secondo fa. No, veramente. Perché? Perché è ancora lì quello? Non dirmi che... Oddio, è ancora qua quello. Ma perché? Perché la gente passa le intere partite negli stessi spot? Ma perché? Vabbè. Adesso. Manca po'. Perché? Perché l'FMG Akimbo? FMG Akimbo, le odio con tutto il cuore, veramente. No, ha tirato l'elicottero, cavoli qua. Spero. No, mi sa che. Eh sì, è il secondo che l'ha tirato. Mi sa che mo. Se non piglio un elicottero io e ciao, devo farne 7. Rischio di non vincerla. A parte che. Penso che aver fatto queste kill adesso sono già fin troppo contento, eccoci qua. Quindi l'obiettivo della partita ovviamente non era quella di vincere, era cercare di non andare in negativo perlomeno. O di fare almeno 10 kill, non lo so. Già animato, già per spacciato solitamente, però adesso vediamo. Perché ecco sì, parità, sta tirando giù anche sua sorella dal cielo.
Sì, no, non ce la facciamo più a vincerla questa, però almeno cercare di fare un'altra kill, dai. Almeno arrivare a 28. Ecco, no, mannaggia. Anche qua! Ma perché mi fai spawnare dove sono morto? Ma che cos'è sto spawn? Ma perché? È assurdo. Ah. Dov'è? Eccolo. Vai, vai, spara. Ole. Meno uno. Dal primo. Spara, hit marker. E ciao, ciao, basta. Ciao, basta. Che palle, poteva essere un pareggio e magari ce la giocavamo. Abbiamo perso. Secondi. Secondi 28-14. Dai, ratio due partita con quest'arma di merda. Prima partita della giornata in live. Scusatemi ragazzi per il live perché già sono stressato con quest'arma, mi sento in difficoltà. Poi, vabbè, comunque, penso che non sia andata tanto, tanto malaccio come partita, insomma. Io niente, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo comunque di lasciare un mi piace per supportare la rubrica, per avere altri video, cioè altri episodi di questa rubrica in futuro. Poi adesso vedremo un po' con Johnny se continuare con questo stile di live, se magari vi piace particolarmente o se comunque vi va bene anche lo stile di gameplay non in live con un doppio commento mio di Johnny. Magari faremo un po' uno e un po' l'altro. Io niente, ancora vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo di lasciare un mi piace e comunque di lasciare nei commenti una classe che voi potreste consigliare per i prossimi episodi di Che Popò di Armi. Ovviamente classi più brutte possibili, che poi vedrò di utilizzarle come meglio riesco a così a caso. Io vi ringrazio ancora e siamo a 3. Ciao a tutti ragazzi, qui la Ron, bella e a presto. Ciao ciao!